Ehi là ragazzi, buongiorno, buona domenica. Oggi 31 dicembre 2023 e sto tempo vola, sto invecchiando e non me ne sto rendendo conto. Naturalmente parlo per me, non per voi. Voi siete giovanissimi, vi dovete ancora. Allora, benvenuti, buongiorno. Oggi vi illustro uno dei momenti un po' più antipatici, diciamo, dell'allevamento. Però ci tocca e quindi dobbiamo farlo. Naturalmente ne parlerò solo fra qualche minuto. Volevo parlarvi dell'Academy, del nostro gruppo, il nostro gruppo che è arrivato a quota 300. Sono felicissimo e ringrazio tutti i componenti del gruppo e soprattutto do il benvenuto all'ultimissimo entrato, colui che ci ha dedicato un video qualche giorno fa, Carlo Antonini. E quindi un forte abbraccio a lui, un buon anno, di cuore, veramente sentiti per quanto li riguarda. Ma soprattutto, dobbiamo cominciare naturalmente a parlare di ornitologia, dobbiamo divulgare, dobbiamo andare oltre. Allora ragazzi, noi eravamo qualche anno fa, eravamo 22.000 iscritti voi. Quest'anno siamo arrivati, nell'ultimo tempo siamo arrivati a 16.000. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo cercare di, in qualche modo, di aumentare. Quindi dobbiamo cercare di coinvolgere quante più persone a noi ed essere sempre più numerosi. Ma bando alle ciance, ricordo a coloro che non mi hanno ancora contattato di contattarmi per il calendario e ovviamente ringrazio tutti coloro che mi stanno mandando le foto con i calendari. Venite con me che vi faccio vedere qualcosa di non simpaticissimo, però ci tocca. Allora, come dicevo, diciamo questo è il momento più antipatico. Ho svuotato questa parte di gabbie e naturalmente andremo per il lavaggio. Io mediamente lavo due volte l'anno tutte le gabbie, tutti gli accessori, tutto quanto. Quindi faccio questa attività in modo tale da poter poi partire con la riproduzione e da avere tutte le gabbie belle pulite. Naturalmente quest'anno ci tocca anche sostituire l'impianto dell'acqua. Come sapete, io ho l'impianto dell'acqua, questo qua. Quindi quest'anno andranno sostituiti tutti i tubi. Ecco qua. Andranno sostituiti tutti i tubi. Ecco qua, non so se si vede questa parte qua. Sostituiremo tutti questi tubi e naturalmente i beverini andranno sterilizzati, lavati e quant'altro. Faccio vedere un qualcosa di importante quando andiamo a sostituire. Allora, ricordo a tutti gli amici che quando io termino, quando vado a fare il lavaggio dei canali, delle gabbie, naturalmente le ossa di secchie le sostituisco prendendo quelle nuove. Questa parte qua, questa ma anche questa, un attimo solo, cioè tutte queste già consumate, queste qua, naturalmente non buttatele perché questo è calcio. Io che faccio? Li utilizzo nel tritatutto e li metto nel bastone, aggiungo, diventa polvere e le aggiungo nel bastone, cosa fondamentale, soprattutto in questo periodo abbondate con l'osso di secchio, proprio perché sarà calcio, è calcio che servirà per loro. Naturalmente io aggiungo anche oltre al grit, metto all'interno del grit, metto anche dei sali minerali, altra cosa secondo il mio punto di vista fondamentale. Oltre anche il gusto dell'uovo sodo, che sono tutti elementi fondamentali che soprattutto poi alle femmine li porteranno alla riproduzione e quindi saranno dei benefici. Quindi naturalmente eliminiamo tutte le bacchette. Naturalmente come vedete non sono sporchissime, non so se si vede, tolgo questa che è meno pulita, non sono sporchissime. So, sicuramente vanno lavate, ma non aspettiamo che diventano completamente neri o si sporcano completamente. Io naturalmente ho un numero maggiore di bacchette, per esempio, così come ho un numero maggiore di queste alette, che quindi all'occasione, non appena ne vedo qualcuna un po' più, tra virgolette, sporca o gialla, la vado a sostituire. Quindi la manutenzione durante l'anno diventa fondamentale, quindi se cerchiamo di tenere sempre belle pulite le gabbie. Poi naturalmente
Io la faccio due volte l'anno perché io ho 90 voliere, quindi è abbastanza complicato poter lavare 90 voliere, comunque ci vuole del tempo. Chi ne ha di meno, quindi molti di voi che ne hanno pochi, non avete problemi a prendere la gabbia, a lavarla spesso e volentieri. Più pulita è, più pulite sono le gabbie, più sicuramente i nostri canarini staranno bene e non avranno alcun problema. Quindi la pulizia è fondamentale. Allora, in molti mi avete chiesto che tipo di detersivo, che tipo di cosa utilizzi. Io semplicemente semplice disincrostante, anche quello abbastanza economico. Quindi prima bagno le gabbie, naturalmente le metto per terra, le bagno, le spruzzo con semplice detersivo. È lo sgrassatore praticamente, utilizzo uno sgrassatore economico. E con lo sgrassatore li spruzzo per intero e poi con una spugnetta li passo. L'altra cosa positiva, insomma, che io consiglio sempre, la gabbia quando è laccata diventa molto più facile la manutenzione del lavaggio e quant'altro, soprattutto ci si vede subito quando è sporca, e nel lavarla vi accorgete, insomma, che ci mettete veramente un attimo a pulirla, ci mette veramente poco. Quindi è un buon motivo, insomma, per utilizzare la gabbia laccata. Sicuramente ha un costo maggiore, però secondo il nostro punto di vista è meglio utilizzarla, soprattutto per la pulizia. Senza parlare del fatto che quando un canarino lo vedi in una gabbia bianca è come se avesse un valore aggiunto, è come se diventasse, almeno per quanto mi riguarda, diventasse più bello. Immaginate una gabbia bianca con un cielo qualsiasi, un canarino qualsiasi, e invece una gabbia scura, una gabbia nera. Non lo so, per me è molto meglio la gabbia bianca. È come se sicuramente c'è del valore aggiunto. Bene ragazzi, allora io vi auguro buona domenica a tutti. Un santo anno 2000, stavo dicendo Natale, ma siamo andati oltre. Qui ho degli ospiti, degli amici salentini che sono venuti a trovarmi oggi, quindi sono in compagnia. Quindi fate un anno 2024 strepitoso, auguri a tutti quanti. Ricordatevi del calendario. Insieme si va dappertutto, da soli non si va da nessuna parte. Insomma, se diventiamo più numerosi, ma non solo nel nostro gruppo, nell'ornitologia in genere, riusciamo in qualche modo a diventare contagiosi, a diventare più numerosi, e soprattutto può esserci sempre di più confronto, sempre di più crescita. Buon Capodanno a tutti, mi raccomando, ricordate di indossare qualcosa di rosso, o che si veda o che non si veda, l'importante è che lo indossate. Buona domenica a tutti, ciao Giancarlo, buona domenica.